Capitolo XV. Giorni Tristi. Beth fu malata, molto più malata di quello che alcuno all'infuori di Anna e del dottore immaginassero. Le ragazze non si intendevano affatto di malattie, il signor Lawrence non poteva vederla, perciò Anna faceva tutto a modo suo ed il povero dottor Banks, sovraccarico di lavoro, Faceva del suo meglio, ma lasciava fare molto all'eccellente infermiera Meg stava a casa temendo di portare l'infezione dei King e faceva da massaia, ma era molto inquieta. Ed ogni volta che scriveva a sua madre e non le faceva cenno della malattia di Beth, si sentiva come colpevole verso di lei. Non poteva credere che fosse bene nascondere qualcosa a sua madre, ma ella le aveva raccomandato di seguire i consigli di Anna. Ed Anna non aveva voluto sapere di scriverlo alla signora March e di farla tornare a casa per una cosa così leggera. Joe si era dedicata anima e corpo a Beth, che poverina non dava molto da fare poiché era molto paziente e sopportava senza lamentarsi il suo male. Ma vennero i giorni in cui, durante l'ora della febbre, ella cominciò a parlare con voce rauca ed interrotta, suonando sulle coperte del letto come sul suo amato pianoforte e cercando di cantare con la gola così gonfia che le note uscivano come piccoli gridi un tempo in cui non riconosceva più i volti familiari che le stavano al lato, ma chiamava le sorelle con nomi sbagliati ed implorava con voce supplichevole che facessero venire la mamma. Allora Joe si cominciò a spaventare Meg si raccomandò ad Anna che le permettesse di scrivere la verità a sua madre ed anche Anna disse che ci avrebbe pensato benché ancora non vi fosse pericolo. Una lettera da Washington le rese ancora più tristi ed inquiete. Il signor March aveva avuto una ricaduta, ed il ritorno a casa pareva più remoto che mai. Che brutti giorni furono quelli, com'era solitaria e triste la casa, e com'erano mesti ed angosciati i cuori delle sorelle, mentre che lavoravano ed aspettavano, con l'angelo della morte che distendeva le sue grandi ali sulla casa, una volta così felice. Allora sì che Margherita, mentre sedeva sola sola al suo lavoro, con le lacrime che spesso le rigavano le guance, Cominciava a comprendere quanto era stata felice con i beni che aveva prima avuto e disprezzato, e quanto questi fossero più preziosi di qualunque agiatezza che avesse potuto darle il denaro. Quanto era stata ricca in amore, protezione, pace e salute, che sono le vere benedizioni della vita. Allora, sì, che Gio, alla vista delle continue sofferenze dell'amata sorellina, con quella vocina patetica sempre nell'orecchio, imparò a conoscere a fondo la bellezza e la bontà del carattere di Beth. Vide e sentì quanta era l'affezione che Beth si era saputa guadagnare con la sua disinteressata ambizione, e riconobbe e capì quanto valore avessero nel mondo quegli esseri che, vivendo unicamente per gli altri, aiutavano a rendere la famiglia felice, con l'adempiere quei doveri e quelle semplici virtù che tutti possono possedere e che ognuno dovrebbe amare e valutare. Molto più che ingegno, ricchezza e bellezza. Ed Emi nel suo esilio desiderava tanto di essere in casa, come avrebbe lavorato volentieri per Beth. Nessun lavoro fatto per lei sarebbe stato ora grave e tedioso, e si ricordava con rimorso e dispiacere delle tante volte in cui quelle manine volenterose avevano compiuto quei doveri che la stessa era stata troppo pigra per far da sé. Lori era sempre in casa Marge come uno spirito che non ha pace ed il signor Lorenz aveva chiuso a chiave il pianoforte a coda, perché non poteva sopportare che alcuno gli rammentasse la giovane vicina che gli soleva rendere così tranquille e beate quelle ore del crepuscolo. Tutti sentivano la mancanza di Beth. Il lattaio, il fornaio, il pizzicagnolo, il macellaio domandavano sempre sue notizie. La povera signora Hummel venne a chiedere scusa piangendo della sua sbadataggine, domandando allo stesso tempo un panno funebre per Mimma, tutti i vicini mandavano sempre una quantità di auguri e di cose che credevano potessero far piacere alla piccola malata, ed anche quelli che la conoscevano a fondo si stupivano nel vedere quanti amici si fosse fatta la timida Beth. E durante tutto questo tempo la poverina giaceva sul suo letto con la vecchia Joanna al lato, ed anche nei suoi vaneggiamenti ella non si scordava mai della sua povera protetta. Essa avrebbe tanto desiderato di avere con sé i suoi gattini ma non voleva che rischiassero di ammalarsi anche loro e nei suoi momenti di lucidità tremava sempre per giù. Mandava continuamente ambasciate ad emi, faceva sempre dire a sua madre che presto le avrebbe scritto, e spesso domandava carta e calamaio per scrivere qualche riga e mostrare a suo padre che non si dimenticava di lui. Ma anche questi lucidi intervalli svanirono con l'aggravarsi del male. E per ore ed ore la povera piccina si agitava nel letto, mormorando parole interrotte o di incoerenti, oppure era assopita in un sonno pesante che non le portava alcun refrigerio. Il dottor Banks la visitava due volte al giorno. Anna la vegliava la notte, Meg aveva pronto nel suo cassetto un telegramma da spedirsi a qualunque momento a sua madre, e Gio non si muoveva un istante dal capezzale di Beth. Il primo di dicembre fu per le povere ragazze una giornata d'inverno davvero oscura. Di fuori soffiava un vento gelato, la neve cadeva a larghi fiocchi e l'anno sembrava si preparasse alla morte. Quando il dottor Banks venne quella mattina, guardò a lungo Beth, tenne la manina ardente nelle sue per un minuto, poi la riposò lentamente sulla coperta, dicendo a bassa voce ad Anna: "Se la signora March può lasciare suo marito, sarebbe bene che venisse". A queste parole Anna, che non poteva parlare per il gran tremito nelle labbra, fece col capo un cenno di assentimento. Meg si lasciò cadere su di una seggiola, come se le forze le mancassero, e Joe, dopo essere stata un minuto immobile, col volto pallido come la morte, corse nell'anticamera, prese il telegramma e gettandosi sulle spalle il mantello, si precipitò fuori nella bufera. Ben presto fu di ritorno, e mentre silenziosamente si levava il mantello, vide Lori che entrava con una lettera in mano, dicendo che il signor March stava meglio ed era nuovamente in via di guarigione. Joe lesse la lettera, ma quel grave peso che aveva sul cuore non si alleggerì, ed il suo volto era così triste, che Lori domandò subito. Che cosa c'è? Beth sta peggio. Ho telegrafato a mamma che venga, disse Gio cercando con un'espressione indicibile di togliersi le scarpe. Brava, Gio, l'hai fatto di tua iniziativa? domandò Lori, mentre, vedendo come la sua mano tremava, la faceva sedere su di una seggiola e l'aiutava a levarsi la scarpa ribelle. No, il dottore ce l'ha detto. Oh, Gio, siamo a questo punto, gridò Lori col volto spaventato. Sì, non ci riconosce più, non parla neppure più delle tortorelle verdi, come chiamava i rami di vite sul muro. Non sembra più la mia Beth e non c'è nessuno che ci aiuti a sopportare questa terribile prova. Mamma e papà sono tutti e due andati via e il Dio sembra essere così lontano che non lo posso più trovare. E la povera Gio, con le guance rigate di lacrime Tese le mani come se brancolasse nel buio in modo così derelitto che Lori prese quelle mani nelle sue e mormorò come poté, con un nodo alla gola: Gio, cara, se ti posso essere di aiuto, sono qua io. Ella non poteva parlare, ma la dolce pressione di quella mano amica confortò un poco il suo povero cuore e parve condurla più vicina a quel braccio divino che solo poteva confortarla nel suo dolore. Lori avrebbe pagato qualunque cosa per poterle dire parole di conforto e di affetto, ma non ne trovava che potessero esprimere il suo pensiero, e stava muto, accarezzando la povera testa abbattuta, come faceva sempre la sua mamma. Era la migliore cosa che potesse fare, e recò più sollievo che non le parole più eloquenti, poiché Joe sentì la muta simpatia, ed in quel silenzio capì quanto conforto può dare l'affetto al dolore più intenso. Dopo qualche tempo ella rasciugò le lacrime che l'avevano tanto sollevata e guardò Lori con volto pieno di riconoscenza. Grazie teddy disse. Sto molto meglio adesso. Non mi sento così scoraggiata e sola e cercherò di sopportare con rassegnazione questo gran dolore se mai venisse. Spera sempre per il meglio, Gio. Questo ti sarà di grande aiuto. Tua madre sarà presto qui ed allora tutto andrà bene. Sono così contenta che papà stia meglio. Così la povera mamma verrà via col cuore più leggero. Oh dio, pare proprio vero che le disgrazie non vengono mai sole e da me tocca sopportare la parte più grave. Sospirò Gio, stendendo il fazzoletto bagnato sulle ginocchia per farlo asciugare. Come? Meg non fa quello che dovrebbe? domandò Lori indignato. Oh sì, cerca di far del suo meglio, ma non ama Beth come l'amo io e non le farà tanto vuoto. Ma Beth è la mia coscienza e non posso lasciarla andare. Non posso. Non posso. E la povera giò nascose di nuovo il volto nel fazzoletto e pianse disperatamente. Fino ad allora si era tenuta su coraggiosamente e non aveva sparso una lacrima, ma adesso aveva bisogno di uno sfogo. Lauri si passò una mano sugli occhi, ma non poté parlare finché il nodo che gli era venuto alla gola non fu passato e finché le labbra non cessarono di tremare convulsivamente. Poteva essere cosa effeminata, ma non poté farne a meno ed io ne ho piacere. Poco dopo, quando i singhiozzi di Joe si fecero meno frequenti, egli disse con voce piena di speranza, Non credo che la nostra Beth morirà, ella è così buona e noi tutti le vogliamo tanto bene, che non credo che il Dio vorrà togliercela così presto. Le persone più buone e più care sono sempre quelle che muoiono, mormorò Joe, cessando però di piangere, poiché le parole del suo amico Nonostante tutti i suoi dubbi e tutti i suoi timori, l'avevano un po consolata. Povera ragazza, sei proprio sfinita. Non è naturale che tu sia così scoraggiata. Aspetta un po', ti accomodo io in due minuti. E Lori corse su, facendo due scalini alla volta, mentre Joe appoggiava la sua povera testa stanca sul mantellino bruno di Beth, che nessuno aveva pensato di togliere dalla tavola su cui l'aveva lasciato. Quel mantello parve possedere un fascino perché un po dello spirito rassegnato e di abnegazione della sua padroncina parve penetrare nel cuore di Joe. E quando Lori venne giù con un bicchiere di vino in mano, ella lo prese con un sorriso e disse coraggiosamente Bevo alla salute della mia Beth. Sei un buon dottore, Teddy, ed un impagabile amico. Come farò a ripagarti di tutto quello che fai per me? aggiunse poi, fisicamente rinfrancata dal vino, come lo era stata moralmente dalle parole di Lori. Ti manderò il conto a tempo opportuno, ma ora ti dirò qualcosa che ti darà più forza e coraggio di un bicchiere di vino. Disse Lori guardandola con occhi pieni di soddisfazione. Che cosa c'è? domandò Joe dimenticandone la sorpresa e il suo dolore. Ho telegrafato a tua madre ieri e Brooke ha risposto che sarebbe partita subito. Così arriverà questa sera e vedrai che tutto andrà bene. Sei contenta, Joe?». Lori parlava rapidamente, con grande enfasi ed eccitamento. Aveva tenuto questa notizia segreta per paura di dare delle vane speranze alle ragazze o di far del male a Pet, ma ora non poteva più star zitto. Alle parole di Lori, Joe dapprima impallidì, poi balzò su dalla seggiola e al momento in cui Lori cessava di parlare lo elettrizzò gettandogli le braccia al collo e gridando con gioia. Oh Lori, oh mamma, sono così contenta. Non pianse la povera Joe, ma rise convulsamente e tremava tutta. E si teneva stretta al suo amico come se questa notizia l'avesse un po' sbalordita. Lori, benché assai meravigliato da questo modo di procedere, mostrò gran presenza di spirito. La carezzò dapprima, poi, vedendo che si ricomponeva, azzardò uno o due timidi baci, cosa che richiamò Gio subito in sé. Tenendosi stretta alla ringhiera della scala per non cadere, lo allontanò gentilmente, dicendo con voce semiseria. Oh no, non volevo far così, ma sei stato così buono e così bravo di telegrafare alla mamma che non ho potuto fare a meno di abbracciarti. Non mi dare mai più del vino, Teddy, mi fa fare di queste belle cose. Non mi dispiacciono affatto, disse Lori ridendo ed accomodandosi la cravatta. Ora sta a sentire. Io ho cominciato da qualche giorno ad essere inquieto ed il nonno pure. Abbiamo pensato che Anna si prendeva una responsabilità troppo grande e che la vostra mamma avrebbe dovuto essere avvertita non ci avrebbe mai più perdonato se beh, se accadeva qualcosa insomma perciò ho indotto il nonno a convenire con me che gli pareva fosse tempo di muoversi e ieri andai al telegrafo e telegrafai benché anna mi volesse quasi mangiare quando le proposi di avvisare vostra madre tu sai che non posso soffrire di essere contrariato specialmente quando so di aver ragione e l'opposizione recisa di anna mi decise a mandare il telegramma vostra madre verrà di certo e l'ultimo treno arriva alle due di stanotte. Io andrò alla stazione a prenderla, e tu non hai da far altro che celare la tua gioia e tener bete tranquilla fino all'arrivo di questa benedetta mamma. Lori, sei un vero angelo. Come posso ringraziarti? Abbracciami di nuovo, ci ho preso gusto, disse Lori con un'espressione birichina, cosa che non aveva avuta da quindici giorni. No, grazie. Lo farò per procura quando verrà tuo nonno. Non ti tormentare adesso ma va a casa e riposati, poiché dovrai star su tutta la notte. Iddio ti benedica, Teddy, iddio ti benedica! Mentre parlava, Giò si era poco a poco avvicinata all'uscita, e terminato il discorso, sparì precipitosamente in cucina, ove si sedette un minuto per dire ai gatti che le facevano circolo che era così felice, tanto felice, mentre Lori partiva tranquillamente, rallegrandosi di aver compiuto così bene l'opera sua. Quel ragazzo si mischia sempre nelle cose che non lo riguardano, ma gli perdono questa volta e spero che la signora arriverà subito, subito, disse Anna con un sospiro di sollievo quando Joe le annunziò la buona notizia. E Meg, felice anch'essa, si rinchiuse in camera sua a rileggere la lettera venuta, mentre Joe metteva in ordine la camera della malata ed Anna si affrettava ad andare in cucina per preparare qualcosa per gli ospiti attesi. Un soffio di aria pura sembrava fosse penetrato nella casa e qualcosa come un raggio di sole sembrava rallegrare le stanze solitarie. Tutto pareva annunziare un cambiamento favorevole. L'uccellino di Beth cominciò di nuovo a gorgheggiare. Una rosa quasi sbocciata fu scoperta sulla pianta di Emi. Il fuoco sembrava bruciasse con uno scoppiettio più allegro del solito. Ed ogni volta che le ragazze si incontravano i loro volti pallidi si rallegravano, si abbracciavano e mormoravano come per incoraggiamento. Viene la mamma cara, viene la mamma. Tutti si rallegravano, eccetto Beth. Ella giaceva assopita, inconscia di tutto ciò che succedeva intorno a lei. Speranza, gioia, dubbio o pericolo. Era una vista straziante quel volto, poco tempo prima così fresco e roseo, adesso così cambiato e scarno. Le manine una volta così attive, adesso così deboli e smonte. Quelle labbra belle e sorridenti, ora mute e bianche. Ed i capelli una volta così lucidi e morbidi sparsi qua e là pel capezzale tutto il giorno rimase in quello stato. Non si riscuoteva che per articolare con le labbra riarse la parola appena intelligibile acqua, acqua. Tutto il giorno Joe e Meg le furono attorno, spiando ogni suo movimento, sperando e fidando in Dio e nella loro madre. E tutto il giorno la neve continuò a cadere a larghi fiocchi, il vento a fischiare ed ululare. E le ore a passare lente lente. Venne finalmente la notte ed ogni volta che l'orologio suonava le ore, le sorelle, sedute da una parte e dall'altra del letto, si scambiavano uno sguardo di incoraggiamento, come per dire che l'aiuto si avvicinava finalmente. Il dottore era venuto ed aveva detto che una crisi sarebbe avvenuta probabilmente verso mezzanotte, e che a quell'ora egli sarebbe tornato. Anna, esausta dalla fatica. Si sdraiò sul sofà a piedi del letto e si addormentò. Il signor Lores continuava a camminare su e giù nell'entrata, pensando che avrebbe preferito di trovarsi dinanzi ad una batteria di nemici, piuttosto che vedere il volto ansioso che Mrs. March avrebbe avuto al suo arrivo. E Loris, sdraiato sul sofà, fingeva di dormire, ma in verità guardava il fuoco con quello sguardo pensieroso e triste che rendeva i suoi occhi così dolci ed espressivi. Le ragazze non si dimenticarono mai più quella notte in cui sedevano là vicino al letto, vegliando la sorella, affrante da quell'orribile senso di impotenza che viene in generale in quei momenti terribili. «Se il Dio ci fa la grazia di lasciarci Beth, non mi lagnerò mai più», disse Meg seriamente. «Se il Dio ci lascia Beth, cercherò di amarlo e di servirlo per tutta la mia vita», disse Joe con eguale fervore. Che bellezza se non avessimo cuore, il mio mi fa tanto male, sospirò Meg dopo una pausa. Se la vita fosse spesso così, non so come faremmo a vivere, aggiunse la sorella, abbattuta e scoraggiata. L'orologio suonò la mezzanotte, e tutte e due le sorelle si chetarono, e con più attenzione ancora spiarono il volto di Beth, che pareva loro avesse già subito un cambiamento. La casa era silenziosa come la morte e non si udiva altro che l'ululare monotono del vento. La povera Anna continuava a dormire e nessuno all'infuori delle sorelle vide la pallida ombra che sembrò cadere sul lettino della malata. Passò un'ora e nulla avvenne se non la partenza di Lori per la stazione. Un'altra ora e nessuno arrivava ed il timore di una disgrazia per strada o un ritardo per il cattivo tempo. O peggio ancora una gran disgrazia a Washington cominciò a riempire il cuore delle povere ragazze. Erano le due passate quando Joe, che stava spiando alla finestra, udì un movimento presso il letto e voltandosi subito, vide Meg inginocchiata davanti al seggiolone di sua madre col volto nascosto fra le mani. Un terribile pensiero le balenò alla mente e le agghiacciò il sangue nelle vene. Beth è morta e Meg non ha il coraggio di dirmelo. In un istante fu di nuovo presso il letto e parve alla sua fantasia esaltata che un gran cambiamento si fosse prodotto in Beth il rossore della febbre e l'espressione di sofferenza erano scomparsi e la cara faccina sembrava così pallida e tranquilla nel suo assoluto riposo che Joe non sentì desiderio di piangere o di lamentarsi abbandonandosi a guardare lungamente la più cara fra le sue sorelle ella baciò quella fronte umida col cuore sulle labbra e mormorò dolcemente Addio mia Beth, addio. Come scossa da quel debole rumore, Anna si svegliò di soprassalto, balzò in piedi, si avvicinò rapidamente al letto, guardò Beth, le tastò la mano, udì il respiro e poi, buttandosi il grembiule sugli occhi, si gettò a sedere, mormorando a bassa voce. La febbre è passata. Dorme naturalmente, la pelle è umida e respira bene. Iddio sia lodato. Prima che le ragazze potessero credere alla felice realtà, il dottore venne a confermarla. Era un uomo brutto, ma le ragazze credettero di vedere il volto di un angelo quando, col sorriso sulle labbra e un fare paterno, disse: Sì, mie care, credo che la bambina sia fuori di pericolo adesso. Tenete la casa quieta, lasciatela dormire e appena si sveglia datele. Le ragazze non udirono quello che dovevano darle, perché tutte e due andarono nell'anticamera buia e là, sedute sulle scale. Si tennero strettamente abbracciate col cuore pieno di una gioia troppo sacra per le parole. Quando ritornarono in camera per essere baciate ed abbracciate dalla fedele Anna, trovarono che Beth giaceva nel letto con la guancia da cui era già svanito il terribile rossore, appoggiata ad una mano e che respirava tranquillamente come se si fosse addormentata allora allora. Se la mamma venisse adesso, disse Gio mentre alla notte cominciava a seguire l'alba. Vedi, disse Meg avvicinandosi a lei con una rosa bianca mezza schiusa. Avevo creduto che questa rosa non sarebbe stata abbastanza aperta per metterla nelle mani di Beth domani se fosse partita. Ma si è schiusa nella notte, ed adesso la voglio mettere in questo vaso, affinché, quando essa si sveglia, possa per prima cosa vedere la rosina bianca ed il volto della mamma. Il sole non era loro mai sembrato così bello né la natura così splendente, quali apparvero quella mattina agli occhi stanchi di Meg e di Joe, quando la triste veglia fu terminata. Sembra il mondo delle fate, disse Meg sorridendo a se stessa mentre che dietro la tenda ammirava lo spettacolo. Zitta! gridò Joe balzando in piedi. Un suono di campanelli alla porta, un grido di Anna, e poi la voce di Lori, che gridava con gioia. Ragazze, è venuta, è venuta.